Giobbe, capitolo 38, verso 19. Dov'è la via che guida al soggiorno della luce? Le tenebre, dove hanno la loro sede? Dove portano tutte le strade? A Roma, dice il nostro proverbio. Ma andare a Dio è tutt'altra cosa. Tuttavia, molti nostri contemporanei pensano che tutte le religioni si equivalgano, purché l'uomo sia sincero. Dio, se esiste, penserà a tutto il resto. Questo modo di pensare può sembrare rassicurante. Potremmo quindi credere a qualsiasi cosa, a tutto e al contrario di tutto, o addirittura potremmo credere o non credere affatto, a condizione che io sia sincero. Se Dio non esiste, non perdo granché. E se esiste, mi sarà debitore dello sforzo che ho fatto per sottomettermi a una religione o per tutto il bene che potevo fare. Non è vero che tutte le strade portano a Dio. La Bibbia ci dice che c'è una sola strada per conoscerlo e per arrivare a Lui. Questa strada porta un nome, e questo nome è Gesù Cristo. Se vuoi seguire un'altra strada, dopo molti sforzi dovrai confessare: sono perduto. Ma Gesù è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto, come leggiamo nel capitolo 19 dell'Evangelo di Luca, al verso 10. Andare a Dio senza Cristo significa affrontare questi problemi. Accetterà Dio il male che ho fatto in questa vita? Certamente no. E allora come fare a cancellarlo? Nessuno può evitare questo problema. Negarne l'esistenza potrebbe sembrare la soluzione facile, ma non si regola in tale problema con la fuga o con la menzogna. Nessuno può costringere a credere nell'Evangelo, ma ciascuno pesi le proprie scelte, credere o non credere, e ne pesi anche le conseguenze. Il Vangelo non ci offre una religione migliore delle altre, ma la certezza di essere amati dal grande Dio Salvatore, e anche essere ricevuti da Lui così come siamo, e poi trasformati dalla fede in Cristo. Egli ci trasmette la pace della sua presenza, inoltre la certezza di poterlo vedere un giorno.